Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Un saluto a tutti da Don Andrea Buffoli. Oggi la Chiesa ci fa guardare in un'unica festa ai santi apostoli Pietro e Paolo. Pietro, colui che ha seguito Gesù fin dall'inizio, chiamato la roccia: «Su questa pietra edificherò la mia chiesa», dice il Signore. Paolo, colui che conosce il Signore dopo, che lo incontra sulla via di Damasco e diventa un grande annunciatore. Colui che ha camminato con Gesù e colui che da subito camminando lo ha annunciato. Due grandi esempi. Guardiamo a Papa Francesco in questa giornata di festa per lui e per tutta la nostra Chiesa. Preghiamo per il nostro Papa e per l'unità della nostra Chiesa. La Chiesa ci fa guardare a Pietro e Paolo non perché sono più perfetti o più bravi degli altri, ma perché in particolare hanno costruito giorno dopo giorno la loro fede. E Pietro, l'abbiamo ascoltato in questo brano di Vangelo, ha intuito piano piano che c'era una roccia solida a cui appoggiarsi, che era la stessa presenza di Gesù. Quante volte nei Vangeli ascoltiamo un Pietro che non capisce la parola di Gesù, che ha paura, che non vuole seguirlo del tutto, che ha paura di perdere qualcosa per seguirlo, che ha paura che il seguirlo possa dargli degli svantaggi, che non capisce la sorte che toccherà a Gesù. «Non ti accadrà mai», gli dice Gesù, che gli dice: «Vai dietro a me, Satana, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Ecco, Pietro è questa persona che nel cammino con Gesù impara piano piano a dire: «Tu sì, Pietro, sei roccia, ma perché ti appoggi sulla roccia più importante, che è Gesù Cristo». Impariamo e chiediamo per intercessione dei santi apostoli il riconoscere la solidità della presenza del Signore nella nostra vita, e come San Paolo chiediamo il coraggio, la bellezza e la creatività per annunciarlo ogni giorno nelle strade del nostro mondo. E certamente è molto simile alla figura di Maria, colei che per prima si appoggia sulla roccia della presenza del Signore, che la accompagna sempre con la sua parola e che lungo tutto il tempo in cui è madre del Signore, e ancora oggi la veneriamo come madre di Cristo e madre della Chiesa, è consapevole della solidità dell'insegnamento ricevuto dal Signore, e nello stesso tempo si fa anche lei annunciatrice del Vangelo, annunciatrice della presenza del suo Figlio, fino a quando è con gli apostoli nel Cenacolo in preghiera. Chiediamo in questi giorni di novena che Maria ci accompagni in questo cammino e che gli apostoli Pietro e Paolo ci siano di esempio e testimonianza. Arrivederci, a domani.